San Martino, vescovo di Tours, l'apostolo delle Gallie, da soldato di Roma a soldato di Cristo. San Martino, uno dei primi santi non martiri della Chiesa Cattolica. Ci troviamo davanti alla cappella di San Martin de Corléans, periferia occidentale di Aosta. Perché siamo qui e perché parliamo di San Martino? Siamo qui perché il cammino di San Martino, la via Sancti Martini, divenuto cammino culturale d'Europa a partire dal 2005, passa proprio da qui. E del resto non poteva passare da nessun'altra parte, vista la vicinanza con l'importantissima ed emblematica area megalitica che porta il nome di questo santo. Un santo importante anche in quest'anno giubilare, perché nel 2016 si celebrano i 1700 anni dalla nascita di San Martino, che ebbe luogo nel 316 d.C. a Savaria, l'odierna Zombateli, in Ungheria, ossia in una terra che all'epoca, nel IV secolo d.C., corrispondeva alla provincia romana della Pannonia.